Buonasera, buonasera e benvenuti da Chirone, un'associazione di promozione sociale che da 12 anni promuove iniziative, laboratori, ritiri, eventi, esperienze di crescita personale per lo sviluppo della consapevolezza, della compassione e del senso che ritiene essere le basi della rinascita umana. Nel corso di questi ultimi 2 anni, Chirone è stata protagonista di importanti iniziative a sostegno del disagio sociale causato dal Covid, tra cui ricordiamo meditazioni, un ciclo di 7 settimane che ha avuto un grandissimo successo, quindi si parla di 49 meditazioni svolte con cadenza quotidiana nei primi mesi della pandemia di marzo e maggio 2020. Altre iniziative sono Riabbracciarsi e Ritrovarmi, due cicli di incontri svolti in presenza nella sede di Cosenza Vecchia, dedicati allo sviluppo di un atteggiamento amorevole verso se stessi. E l'ultimo, a cui ho avuto l'onore di partecipare, è stato il simposio sull'arte della compassione, un ciclo di 12 incontri online, come stasera in diretta, con altrettanti conduttori diversi, svolto a giugno e a settembre 2021. Adesso siamo di nuovo qui insieme stasera perché Chirone riparte con un nuovo percorso che continua a seguire il filone della consapevolezza e della compassione, che si chiama Amorevolezza interiore, allenare la mente compassionevole. E stasera parliamo di questo con Ganesh, Giuseppe Pagliaro, che sarà il conduttore di questo viaggio. Lo chiamiamo con noi. Buonasera, Ganesh. Buonasera Diana, buonasera a tutti gli amici che ci ascoltano sia in diretta sia quelli che ci ascolteranno poi in differita, che sono in tanti, che stanno lavorando e non facevano in tempo in questo Salutiamo momento. tutti e ben ritrovato Giuseppe. Intanto io ne approfitto per fare una piccola presentazione che ormai ti conoscono, ma fa bene ricordare le belle cose che sei e che fai. Ganesh è il nome d'arte del nostro amico, nonché presidente di Chirone, Giuseppe Nome Pagliaro. spirituale, diciamo, È un più che nome d'altro. spirituale, sì. È psicologo olistico, esperto in crescita personale e promotore di reti di consapevolezza. Ganesh lavora da 15 anni nel campo della meditazione e ha svolto ricerche proprio sull'attività cerebrale in stato di meditazione e ha un master in psicosomatica olistica ed una formazione in Compassion Focused Therapy. Ha insegnato counseling olistico, tenuto formazione sui temi della comunicazione e gruppi di crescita personale su tutto il territorio nazionale. Sul territorio cosentino è stato protagonista della creazione di reti di consapevolezza e con Chirone ha condotto circa 350 laboratori sui temi della crescita personale. Veramente complimenti. E Grazie Diana. sono veramente felicissima di poter dire che è un mio caro amico, sono veramente onorata di far parte di questo progetto, di questo movimento, di questo slancio di professionalità e di cuore che incarni meravigliosamente. La cosa più bella è che mano a mano che faccio cose mi viene sempre più voglia di farne altre. La Certo. passione è un gioco a vincere, più si investe energia, più ne ritorni in questa cosa. Ma penso che ce ne stiamo accorgendo un po' tutti e stiamo andando verso quella direzione in maniera molto determinata e con grande resistenza, visti i tempi, però per fortuna le cose stanno un po' migliorando e cambiando. Ma parliamo di questo nuovo percorso. Stasera io approfitto anche per farti la domanda che un po' tutti si staranno chiedendo, no? Ci vorrei illustrare stasera questo nuovo progetto e percorso sull'amorevolezza interiore e quindi semplicemente raccontaci un po' che cos'è l'amorevolezza. Guarda, l'amorevolezza, un po' come altre cose, tipo altre esperienze dell'essere, come la consapevolezza, anche l'amore, no? Sono quelle cose per cui se tu non devi spiegarle, in qualche modo ce l'hai dentro. Quando devi spiegarle, cioè, oddio, diventa difficile, no? È come se sono un po' ineffabili, difficili da acchiappare. E la domanda ovviamente chiama in causa delle definizioni, e in questo percorso ci saranno degli aspetti concettuali vissuti in maniera interessante, perché abbiamo pensato, dopo ne parleremo meglio, dei video che vanno a spiegare molto meglio proprio come si va
sviluppando nel corso della nostra vita, ma della vita in generale, proprio l'amorevolezza e la compassione, proprio come componente innata degli esseri umani, come qualcosa che ci appartiene, che evolve in determinati modi, ma soprattutto la sperimenteremo, ecco, è un percorso sostanzialmente pratico, concreto, esperienziale, che offre degli strumenti e delle esperienze di trasformazione reale. Quindi avremo modo proprio di sperimentare questo qualcosa che è l'amorevolezza, che chiaramente ha varie dimensioni, no? È sia uno stato interiore, sia un'intenzione verso l'altro, sia un atto vero e proprio. L'amorevolezza verso l'altro si può tradurre in degli atti, dei comportamenti esterni, così come anche nei miei confronti. Amorevolezza Amore, anche orazione, dice per... Scardavelli, no? Esatto. Ma proprio in virtù di questa intenzione nostra di sperimentare in maniera diretta nel nostro corpo quello che è l'amorevolezza e poi magari dare delle parole, sai, noi siamo, come si suol dire, degli esseri emotivi che abbiamo imparato a pensare e non degli esseri pensanti che abbiamo imparato a sentire. Le parole hanno valore nel momento in cui hanno riferimento a qualcosa che è dentro di noi. Soprattutto le parole di una profondità del genere che indicano, cioè, mi viene in mente quel detto Zen che dice: lo stolto quando punta il dito guarda la luna, scusami, il saggio guarda la luna, storto guarda il dito. In qualche modo le parole funzionano un po' così, cioè ci possiamo perdere nei concetti oppure approfondire veramente un'esperienza che va oltre la mente concettuale. E a tal proposito, ecco, io piuttosto che terminare con una pratica, io vorrei iniziare con una pratica, di modo tale che entriamo in maniera diretta in questa esperienza, in questa intenzione, in questa motivazione di amorevolezza, che sta a monte del risultato. Questa è una cosa importante. Cioè, quando si parla di compassione, di amorevolezza, quello che conta ancora più del risultato è proprio l'intenzione. Magari a volte facciamo degli errori, abbiamo delle difficoltà, ma lo senti quando una persona comunque vuole aiutarti, no? E quindi io vi inviterei tutti gli amici a casa a trovare una posizione che possa permettere questa breve esperienza, giusto una piccola esperienza. Siamo in una serata di presentazione, quindi nulla di lungo, giusto una piccola breve esperienza che vuole essere il più conciso, ma allo stesso tempo il più rappresentativo possibile del lavoro che facciamo. E così dopo ne parliamo in modo un po' più esteso di come si sviluppa, quali sono gli obiettivi di questo nuovo percorso che sta per iniziare. Quindi, amici, mettiamoci comodi su una sedia, non c'è bisogno di stare con la schiena staccata, ma vi inviterei comunque ad avere la schiena dritta, anche se siete appoggiati allo schienale, a non incrociare le gambe, quindi poggiare i piedi a terra in maniera parallela, più o meno alla larghezza delle spalle. Testa guarda avanti, davanti a voi. Il collo si allinea con la colonna, magari il mento rientra leggermente verso il busto. E con un bel respiro chiudiamo gli occhi e facciamo che bel respirone. E visto che magari ci siamo passati una giornata al lavoro, siamo stati fermi su una sedia, io vi invito un po' a ruotare il collo, facciamo un po' di scioglimento delle tensioni del collo. Così ci prepariamo a questa pratica anche un po' fisicamente. Sappiamo quanto questo sistema che si chiama mente-corpo, scritto tutto attaccato, appunto, lo possiamo approcciare dal basso, quindi sciogliere un po' le tensioni del corpo per allentare quelle della mente, oppure viceversa, partire dall'alto per allentare quelle che sono nel corpo. Cambiamo senso di rotazione. Ah.
bel espirone lungo, lento, anche sonoro, se riesci. Ah, il piacere di sciogliere la tensione del collo, questo povero collo che regge la testa, con tutti i pensieri che ci abbiamo dentro, quindi tantissimi. 60.000 pensieri al giorno, migliaio più, migliaio meno. Ok, riportiamo il collo in posizione di base. Espirone. E anche un po' le spalle, ruotiamo le spalle indietro. La godiamo, ci prendiamo un attimino di tempo per noi, per prenderci cura, guarda caso, di noi. E già questo è un prendermi cura, un atto di amorevolezza. Sciogliono un po' le tensioni delle spalle, dall'altro lato cambiamo senso di rotazione. Ok, se avete voglia di muovere la colonna in qualche modo, sentitevi liberi di sperimentare, anche se volete allungare le braccia, sbadigliare magari. Non ci formalizziamo, sapete che Chirone è un'atmosfera familiare. Ok, ritorniamo nella nostra posizione di base. Le mani sono poggiate o in grembo o sulle gambe, comodamente, in modo tale che le spalle possano rilassarsi. Andiamo a richiudere gli occhi, nel caso in cui li avete aperti. Qualche respiro più profondo, soprattutto nell'espirazione, lenta, profonda. E quando espiri, ti facilita la percezione del contatto tra il corpo e la sedia, quindi proprio la pressione che esercitano i glutei sul sedile. Il momento in cui espiri, il peso del corpo scende verso il basso e ti lasci sostenere dalla sedia, dalla poltrona, dalla superficie di appoggio che stai utilizzando in questo momento. Questo corpo che un po' si gonfia, si espande quando l'aria entra. Poi si rilassa quando l'aria esce. Lasciamo andare i pensieri, osserviamo i movimenti del corpo quando l'aria entra, l'apertura del torace, delle spalle. Quando l'aria esce tutto si sgonfia. Visto che la compassione si attiva in relazione alla sofferenza, il suo attivatore è la sofferenza, è proprio un'intenzione di bene, di voler allentare la sofferenza nostra o degli altri, ti invito a rievocare un qualcosa che ti ha creato disagio. Ti è creato tensione o dispiacere, magari nulla di esagerato, ma qualcosa che è andato storto, una piccola discussione, una delusione. Trova nella tua mente quegli attivatori di questo qualcosa che ti è accaduto, che hai vissuto. Può essere un pensiero, oppure può essere un'immagine.
Un frammento del ricordo del momento che ti ha creato più disagio, più tensione, più imbarazzo, più vergogna, più ansia, più rabbia. Ti chiedo questo atto di coraggio, il tuo coraggio c'è il cuore, di apertura alla sofferenza. Invocala nel tuo corpo. Fai questo pensiero fino a quando non senti che il disagio si attiva nel corpo. Vogliamo proprio questo, che tu possa sentire il disagio di questo pensiero, di questo ricordo nel corpo, solitamente tra la gola, il petto, lo stomaco. Qualcosa che si stringe, si appesantisce, come un peso, come un vuoto. Prenditi un attimo per sentirlo, apriti a questa sensazione, qualsiasi essa sia, e nel momento in cui l'hai individuata, lascia andare il pensiero, non ci interessa, lascia andare il pensiero e focalizza totalmente la tua attenzione su questo punto. Respirala, sentila. Da uno a 10, che tensione è? Che disagio è? Dove uno quasi non lo sento e 10 sarebbe insopportabile. Prova a misurarla per un attimo. E adesso che le hai dato una valutazione di intensità, la osserviamo. È importante osservarla, sentirla, ma non essere identificati. E in questo ci aiuta a fare un atto di disidentificazione e diciamo a questa sensazione, io sono qui e ti sto osservando. Ti sto ascoltando. Una frase che amplifica la percezione della sensazione, ma allo stesso tempo che ci dà una distanza adeguata per essere altro, per essere di più. E respirala, semplicemente respirala dolcemente. E senti quanto è grande, se è più grande, più piccolo di un pugno. Se ha una forma rotonda, triangolare, sferica, oppure se è indefinita, se non ha nessuna forma specifica. Se dovessi disegnarla, di che colore la disegneresti? Fidati di quello che ti arriva. La senti morbida, dura, pesante, leggera. Se calda, fredda. Se fosse un materiale, ad esempio, che materiale sarebbe? Freddo e duro come una pietra, ferro, duro ma caldo come il legno, liquido. Morbido come pongo, plastica dura, vetro. Che sensazione ti dà? Si muove o è statica come sensazione?
Lascia andare i pensieri, rimani focalizzato su di essa. Già la tua presenza è un atto amorevole. Adesso vogliamo dare una presenza ancora più dolce, più accogliente, quindi ti chiedo, quando la inspiri questa sensazione, di inspirarla con un leggero sorriso, quindi alzando leggermente gli angoli della bocca. È un'espressione dolce, accogliente. E osserviamo se questo qualcosa dentro di te rimane indifferente o in qualche modo cambia nel momento in cui la osserviamo con questa dolcezza, con questa espressione amichevole. Ascolta. Se vuoi puoi anche provare a rimettere la bocca in modo neutro, fare un paio di respiri e poi tornare a sorridere per vedere se effettivamente cambia qualcosa. Secondo atto compassionevole, ti chiedo di sentire quale delle due mani è più disponibile in questo momento a offrire un contatto di dolcezza, la destra o la sinistra? Quale senti più sensibile, delicata? E con quella mano la porti in quel punto, che sia lo stomaco, la gola, il cuore, qualsiasi sia il punto in cui stai sentendo il disagio, ci poggi una mano e senti se per te è meglio poggiarla e tenerla ferma o fare dei piccoli movimenti circolari, come a volerla accarezzare. C'è un intento amorevole, di accoglienza e rassicurazione in questo tocco. Nell'amorevolezza interiore, quello che conta più delle parole è il tono con cui diciamo le parole. Quindi ti invito a utilizzare un tono caldo, amorevole. Tono che utilizzeresti parlando a un amico, a un nipote, a una persona che ami per dargli conforto e parlando con questa sensazione puoi dire qualcosa come io sono qui con te, sono qui per te. Mi dispiace se ti senti così. Ti hai tutto il diritto. Avrai i tuoi buoni motivi. Io ti sono vicino. Ti accolgo così come sei. Ti voglio bene. Chiedo scusa se qualche volta sono distratto, sono distratta. Se vado nello sconforto, o se non voglio vederti, ti critico, ti giudico. Mi dispiace.
Ti voglio bene. Grazie di ascoltarmi. Sorriso, respiro, contatto. E adesso scegli se darti un abbraccio o una carezza sul volto, fisicamente proprio. Quell'abbraccio e quella carezza di cui senti di avere bisogno in questo momento. Un sorriso e una delicata espirazione. E quando ti senti pronto, ti senti pronta? Delicatamente riporti le mani in posizione di base, sempre tenendo gli occhi chiusi. E andiamo a riascoltare la sensazione e osserviamo cosa è cambiato. Il punteggio che potresti attribuirgli di intensità è ancora quello di prima, un po' è calato molto, osservalo, senza giudizio, solo ti chiedo di essere onesto. Se è cambiato il materiale, il colore, la grandezza. La durezza. Se il tuo respiro è come prima, è più fluido. E apriti alla percezione di tutte le sensazioni che si muovono in te in questo momento, su tutto il corpo. La vibrazione delle gambe. Delle braccia fino alle mani. Osserva il respiro che dalla pancia si apre fino al cuore. E sentiti tutto intero, tutta intera, apriti a sentire tutto quello che c'è in questo momento. E ti chiedo di valutare questa atmosfera. Cosa cambia rispetto a quando invece ti giudichi, ti critichi? Oppure giudichi l'altro, ma in reazione, in giudizio, in sconforto. Lo stato del tuo essere non è determinato da quello che accade fuori, ma da come ti tratti internamente rispetto a quello che accade fuori o anche dentro di te, a volte il disagio arriva da dentro, ma dipende se lo abbracci, lo respingi, ti distrai, lo trascuri. È un vero e proprio rapporto interiore ed è su questo che lavoreremo. Questo training, un allenamento a essere amici, bravi genitori di noi stessi, per abbracciare i nostri dolori, i nostri disagi, le nostre ansie, e trasformarle in dolcezza, apertura, amorevolezza.
Qualche respirone un po' più lento e profondo, come all'inizio. Prima di riaprire gli occhi, un altro po' di rotazione delle spalle e del collo in maniera libera. Se hai bisogno di stiracchiarti, allungarti, sbadigliare, stropicciarti il viso. Con la testa. E quando ti sentirei pronta, quando ti sentirai pronta, pronto, punto piano piano, gradualmente, riaprirai gli occhi senza fretta, lasciando lo sguardo rilassato. Osserva anche come cambia la percezione dei colori, del modo in cui mi stai guardando in questo momento, che quando cambi tu cambia il mondo, perché il mondo è il modo in cui l'io fa esperienza delle cose. Quindi quando cambi il cuore cambiano gli occhi e quando cambiano gli occhi cambia tutto. È su questo principio che lavora Chirone, nell'associazione di promozione sociale, a partire dalla consapevolezza dell'individuo. Quindi, cara Diana, ecco, forse una risposta del genere su che cos'è l'amorevolezza dà a ognuno di noi la misura di quello che può essere all'interno. Poi, amorevolezza è una parola che sta proprio ad indicare questo intento, questo atto e questo risultato allo stesso tempo. Sì, effettivamente il modo migliore è proprio sperimentarlo in prima persona per uscire dalla teoria, no? Così lo senti più che lo capisci. Bellissimo. Ti ringrazio tantissimo per questa breve ma efficace pratica che per chi insomma l'ha fatta come si deve sicuramente avrà notato almeno una differenza fra un prima e un dopo, senza andare troppo nello specifico. È già questo sapere di poterlo fare in maniera così veloce, così semplice, è tanto. Io come immagino anche i nostri amici, ho tante curiosità in merito, tante domande. Invito anche chi vuole interagire, a scrivere, a Facciamo commentare, a fare delle una domande. prospettiva, visto che è un corso di presentazione e i destinatari sono tutti quelli che ci stanno ascoltando, con i quali mi auguro si possa affrontare questo bellissimo viaggio, che è in virtuale appunto, ma non perde di intensità, e abbiamo cercato di fare in modo di essere il più possibile vicino alle persone e di creare una struttura esperienziale che possa seguire le persone anche nel momento in cui non siamo insieme. Quindi utilizziamo il pretesto di essere un po' lontani per stare ancora più vicini. E l'escamotage che abbiamo utilizzato, che utilizzeremo per starvi vicini e sostenervi nella pratica, perché di pratica si tratta, non è soltanto l'incontro settimanale che faremo su Zoom, ma è il lavoro che poi ognuno di voi porterà a casa. Proprio perché è un lavoro che va a modificare alcuni circuiti neuronali attraverso i quali facciamo questo tipo di lavoro con noi stessi. Siamo stati, ahimè, molto allenati invece a fare il contrario, no? A giudicarci, a chiuderci, oppure a giudicare e criticare l'altro. Soprattutto paradossalmente nel momento in cui c'è un disagio dentro di noi, quello che la mente tende a fare, la mente non allenata, è quella di creare delle resistenze, magari con l'intento di risolverla questa cosa, però viene percepita dall'emozione che ha una sua
identità proprio, no? Energetica bambina, come un rifiuto. Sì. Noi dobbiamo reagire come se avessimo a che fare con un bambino dentro di noi, e nel momento in cui invece di parlargli, metterci in contatto, dargli un sorriso, gli parliamo come: che ci stai a fare qui? Non ti voglio, lasciami stare. Oppure ci sconfortiamo, ci identifichiamo con l'emozione stessa, oppure ci distraiamo, quindi ci andiamo a bere un bel cocktail, ci guardiamo una serie TV intera di 12 puntate, e chiaramente quella parte non si sente considerata, accolta, e questo tende a fomentare il disagio. A volte si creano dei veri e propri loop emotivi, mentali, che vanno ad autorinforzare il disagio, e noi siamo convinti di stare così male perché è successa quella cosa, perché ci hanno detto quella cosa. In realtà stiamo male perché non stiamo riuscendo a accogliere adeguatamente, amorevolmente dentro di noi quel qualcosa che emerge in risposta a delle situazioni di tutti i giorni. Quindi è un percorso importante che proprio va appunto coltivare un'atmosfera interna che veramente può fare la differenza nei rapporti con gli altri. Ma nel rapporto con noi stessi, primariamente, che poi appunto si riflette nel rapporto con l'altro, nei termini di una migliore gestione delle tensioni proprio su un piano fisico. Infatti, visto prima, siamo partiti dalle tensioni, come le Sì. sento, no? Questo allena proprio la capacità anche di stare, perché principalmente è uno stare, la capacità genitoriale di stare con un disagio. C'è bisogno di questa forza, di questa solidità. E poi di poter dare un segnale di amorevolezza, che magari è un sorriso, un contatto, una carezza, e poter dire delle cose, trasmettere più che dire, ecco, poi magari sono delle singole parole, e questo va a lavorare anche sulla mia autostima. Quindi si lavora sul corpo, sulle tensioni corporee, sull'autostima, sulla gestione delle emozioni. In questo c'è un processo di autoresponsabilizzazione, dove per responsabilità, appunto, è responsability, che è la capacità di rispondere a quello che sto sentendo, che non è altro che questo processo di dialogo tra la mia parte più consapevole, quella che ha detto: io ti sento, io sono qui, io ci sono. Quindi questo qui mi fa un po' distaccare, ma allo stesso tempo ti sto ascoltando. Quindi c'è un processo particolare in cui mi distacco e allo stesso tempo ti sento di più. E questo sono le due componenti base della compassione, che è costituita appunto dalla capacità di sentire, sensibilità, empatia, simpatia, ma accompagnata poi dall'intento, dalla capacità di rispondere, di fare qualcosa che possa lenire, o che quantomeno abbia l'intento di lenire il disagio, la sofferenza, e promuovere la felicità mia o dell'altro. Ecco, in questo caso, scusatemi queste ripetizioni, mia, dell'altro, io, l'altro, ma è un lavoro che va proprio in corrispondenza, perché è un lavoro relazionale interno che poi va a strutturare dei modelli relazionali anche tra me e l'altro. E quindi ci saranno delle audioguide che noi sperimenteremo nell'incontro in diretta, e che poi live, insomma, le condurrò come ho fatto stasera, e poi verrà data l'audioguida, e inviteremo i partecipanti a praticarle tutti i giorni. Parliamo di pratiche piccoline, non vi spaventate, parliamo di dedicare a noi stessi 15 minuti di amorevolezza. Magari abbiamo il cane, no? Lo portiamo a fare pipì e gli diamo da mangiare, o passiamo pezzi di ore sul telefonino. 15 minuti di impegno per noi stessi, che già al di là della tecnica, soltanto avere l'intento di stare con me già di per sé fa. Fatta. E poi ci saranno dei video che abbiamo costruito in maniera interessante e particolare, perché mi sono inventato dei simboli che mi permettono di trasmettere, parlare di qualcosa facendolo anche vedere. Allora, no, non voglio entrare troppo nel particolare,
ma è diverso parlare di un qualcosa o anche chiaramente simboleggiarla, no? Ormai siamo nell'era del visual, quindi è Una importante sorta di cosa in 3D, anche. fatta Bello, in casa, però sarà un impositivo. 3D, entreremo in una sorta di cervello fatto in casa. Bene. Osserveremo i vari sistemi dell'emergenza, della ricerca degli stimoli, dell'amorevolezza, capiremo come funzionano, che relazione hanno tra di loro, come si sviluppa il sistema dell'amorevolezza e come evolve da un piano rettile, che è quello che abbia il tronco encefalico, no? Che deriva proprio dalla nostra evoluzione rettile, come sistema di calma e di gestione, poi nel sistema limbico diventerà proprio cura, amorevolezza, finalmente il genitore non deve scappare come fanno i rettili, sia i genitori sia i figli che fanno, si partoriscono e scappano via perché sennò si Sì. autodistruggono. Invece il genitore bambino, siamo dei mammiferi, no? Abbiamo la capacità di poter stare, questo stare proprio ci fa maturare delle certe capacità cerebrali, con tutta una serie di abilità relazionali, tra cui il gioco, la seduzione, che chiaramente nel mondo rettile non ci sono. Poi, quando accade l'evoluzione della corteccia cerebrale, questo sistema mammifero della cura evolve in compassione e amorevolezza, quindi con tutta una serie di capacità di astrazione, spostamento nel tempo. Gli animali hanno amorevolezza per qualcosa che è lì, in quel momento, nel presente. Noi possiamo avere compassione per chi sta in Ucraina in questo momento, senza neanche conoscerli, no? Possiamo essere mossi al desiderio di fare qualcosa, anche soltanto una preghiera per queste persone. E anche possiamo concettualizzare il fatto che io sono autocosciente, sono cosciente di essere cosciente. E fare una pratica di questo tipo presuppone che io so di esserci e di potermi relazionare con me stesso. Gli animali chiaramente questa cosa non la possono fare. Quindi seguire questa traccia della compassione, capire come funziona, capire come non funziona, dove va a non funzionare, diventa una teoria pratica. Ecco, vogliamo fare una teoria pratica che ci permette sia di rapportarci a noi stessi in maniera diversa, sia proprio di leggere alcune difficoltà nostre e anche degli altri. Molto bello perché lui ti dà una griglia di comprensione di tante cose che dici, ah, ecco che mi succede. Quindi sarà un percorso proprio anche autoconoscitivo, oltre che di automodulazione. Veramente preziosissimo, io vi consiglio davvero di non perdervi neanche un minuto di queste bellissime pratiche, di questi contenuti che offriamo perché sono nella loro semplicità, a mio avviso, dal valore inestimabile, davvero, perché quello di cui parlavi mi ha fatto venire in mente proprio, cioè, il fatto che in quest'epoca siamo e siamo anche stati portati ad essere proprio nel rettiliano, no? Di attacco-fuga, nell'emozione di immedesimazione totale e quindi perdita di centro oppure della fuga dalla realtà con le varie distrazioni di cui siamo veramente pieni. E invece la cosa che proponiamo, che proponi tu, è la presenza senza immedesimazione e lì si crea proprio il luogo dell'amorevolezza. Che per me, io associo proprio a Chirone, no? Quasi questo luogo dentro dove tu trovi tutta la cassetta degli attrezzi con cui capire cosa sta succedendo, cosa poter fare o non fare, o solo osservare e fare spazio, e in questo spazio si evolve, altrimenti non c'è la stanza dei bottoni per poterli premere, ecco perché siamo un po' combinati così. Quindi Hai grazie mille. riassunto in maniera magistrale questo spazio di cui parli, che è lo spazio poi dell'io che andiamo a creare attraverso queste operazioni che vengono fatte in maniera pressoché automatica, è lo spazio dove vive la nostra vita, no? Quindi siamo spazio di cuore, vive un certo tipo di vita, un certo tipo di rapporto, un certo tipo di relazioni, è un certo stato psicofisico, tra l'altro, perché poi tutto ciò è accompagnato da determinati ormoni Sì. che possono essere utili quando utilizzati in maniera congrua e poco utili quando non sono utilizzati in maniera congrua. Penso ad esempio al cortisolo, all'adrenalina, che sono tutti una serie di ormoni che insieme al sistema simpatico, che costituisce l'asse dello stress, ci
ci aiutano ad affrontare delle sfide che ci troviamo davanti, dei pericoli che chiaramente su un piano appunto corticale umano sono molto più sottili rispetto ai pericoli animali, no? Che sono più concreti e diretti. Però nel momento in cui non riesco a staccare e questo sistema rimane attivato, vado incontro a un esaurimento. Quando si è esaurito, vuol dire che ho esaurito queste risorse. E questo lo stress è il padre e madre di tutte le principali malattie. E indovinate un po' qual è il sistema che permette di modulare lo stress? Domanda. Non mi viene Mistero. voglia. Il sistema dell'amorevolezza, Ecco. dell'amorevolezza, che è quello che va appunto a modulare questo asse dello stress, che è quello della paura, poi sostanzialmente. Così come anche quello dell'iperattività, si chiama il drive system, che è un sistema di ricerca risorse che gli animali utilizzano per andare a caccia o per accoppiarsi. Noi siamo in un sistema drive molto come cultura, no? Dobbiamo fare, 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 lavorare, lavorare, lavorare. Mentre gli animali prendono la preda, mangiano quello che gli serve mangiare, poi si godono, tornano al sistema di calma e di gestione che il prodromo di quello e poi dell'amorevolezza, della cura e dell'amorevolezza con passione, poi sulla parte corticale. Noi invece continuiamo, no? Work addiction, non è mai abbastanza, non ci godiamo, lavoriamo tanto, abbiamo tanto, ma non ce lo godiamo mai. Quindi questa promessa di felicità data dal modello materialista in cui viviamo è fallimentare, perché a un certo punto non lavoriamo per ottenere un qualcosa come la carotina col bastone, che in realtà non arriva mai perché non è tanto il lavoro in sé o quello che guadagni o quello che hai, ma il modo in cui riesci a gratificarti, ad apprezzarti e a condividere questo qualcosa. Hai un po' anticipato la risposta a una delle domande che volevo farti e, insomma, voi avete trattato tantissimi temi e l'amorevolezza che ritorna ancora una volta in maniera ancora più importante, se vuoi, ma perché proprio adesso viene da chiedersi, no? Ma Beh, come dicevi tu, è un momento in cui si chiude il cuore, quindi si chiude questo sistema e si attiva quello della paura, che noi viviamo sia in maniera fisiologica, sia come dicevi anche tu, anche molto di testa. E quindi questo ha portato a un livello di tensione psicosomatica, quindi sia di tensione proprio fisica, sia proprio a livello emotivo. Io faccio lo psicologo di lavoro e ti posso assicurare che non abbiamo mai lavorato tanto, tant'è che addirittura hanno fatto anche il bonus psicologi, perché hanno fatto il bonus psicologi, che c'è un tracollo proprio del sistema psicosomatico. Come mai c'è un tracollo del sistema psicosomatico? Perché il sistema di cura e amorevolezza interno è andato a farsi friggere, e anche il sistema di cura e amorevolezza esterno, quindi la capacità anche di ricevere sostegno e supporto, visti i distanziamenti, visti le mascherine. Ricordiamo che i principali segnali di filiazione sociale, appunto il sorriso, no? È calmante. Da quando siamo bambini il sorriso è calmante. Mamma ci guarda, ci sorride, ci dà un contatto, ci sta vicino. Adesso non ci guardiamo, non ci possiamo sorridere, e non ci possiamo toccare. Ci siamo scompensati per tanti motivi, ecco, ma direi che ora più che mai è importante riaprire il cuore, riaprire questo sistema dell'amorevolezza, ritrovare un'armonia dentro di noi, tra di noi, e ricostruire in questo spazio dell'essere una nuova società, perché intanto c'è un altro pezzo di società che è in bianco e nero, è fumogena, è di metallo, è transumana proprio, sta prendendo una piega, a mio avviso, disumana. Un transumano che è un disumano, e noi dall'altra parte vogliamo diventare invece ancora più oltre l'umano, ma in senso profondo. Oltre l'umano c'è l'umanità, c'è la connessione tra gli uomini, e il capire che non può esserci il mio bene a scapito dell'altro, no? Proprio, e questo è il sistema dell'amorevolezza, perché il mio bene a scapito dell'altro è il sistema della paura e di ottenimento di maggiori risorse, no? Che poi sono Falso, collegati. fondamentalmente, semplicemente falso. Dopo un po' uno se ne accorge che non funziona. E No. sicuramente
È molto importante, ma oltre alle nostre dirette, ai tuoi contributi, raccontaci un poco che tipo di, come possiamo allenarla questa amorevolezza e verosimilmente che risultati possiamo ottenere da questo allenamento. L'amorevolezza, appunto, ci sono diverse modalità di sviluppare questo sistema. Negli ultimi anni, dopo questo boom della mindfulness degli ultimi 10 anni, che veramente mindfulness everywhere, Sì. ben venga, anche se spesso in maniera avulsa poi da alcuni aspetti più profondi, no? Un po' così. E negli ultimi anni invece il boom si sta spostando proprio sulla pratica della compassione, che è la consapevolezza mindfulness, però con una certa qualità e un certo intento. Già di per sé la mindfulness è amorevolezza e compassione, perché è uno stare con quello che c'è in maniera non giudicata. Quindi la base resta comunque la mindfulness, questa capacità di stare con se stessi, capacità, intenzione, stato, come dicevamo prima, di stare con se stessi in maniera non giudicante. Ma ancor più c'è questo sorriso simbolicamente. Quindi noi sorridiamo, diamo un contatto, riconosciamo, etichettiamo cosa sto provando, cosa c'è sotto, no? Anche la comunicazione non violenta, questo modello si può fare internamente con me stesso. E tutta una serie di pratiche, insomma, che ce ne sono tantissime. Noi faremo riferimento soprattutto a quelle della compassione, della terapia focalizzata sulla compassione di Paul Gilbert, e prenderemo anche da alcune pratiche buddiste. Chiaramente in pieno stile Chirone c'è un po' di ibridazione, e quindi alleneremo questi sistemi con proprio queste pratiche, che sono corporee. Sono di corporeo, di respiro, di postura, di espressione, sono emotive, sono anche proprio mentali, di visualizzazione. E la visualizzazione è importante perché in questo caso, come tu ben sai, non sono un amante della visualizzazione, Sì. di quella visualizzazione che vuole coprire uno stato, no? Ma in questo caso la visualizzazione ci permette di fare delle esperienze di amorevolezza che ricalcano quelle genitoriali, che sono proprio quelle esperienze originarie sulla base della quale abbiamo interiorizzato il nostro sistema di amorevolezza, cioè abbiamo interiorizzato un certo tipo di rapporto vissuto con i genitori, e attivando il nostro sistema di amorevolezza in maniera più o meno adeguata. Queste pratiche ci permettono di andare a rinforzare questi modelli interni con tutta una serie di stratagemmi che ci porteranno poi a diventare, ecco, il genitore, l'amico amorevole di noi stessi. E lì ti cambia tutto, perché noi crediamo di temere il giudizio degli altri, ma in realtà temiamo il nostro. C'è un momento in cui io sono amico di me stesso. Ma pure che tu mi dici, posso rimanerci male o posso essere contento se tu mi apprezzi, ma in realtà quello che è devastante, che ti rovina, è il giudizio interiore, è quello che ci possiamo aspettare. Sono domande che mi facevi, quindi è sicuramente un bilanciamento tra la parte giudicante con quella amorevole. Ci possiamo aspettare una diminuzione dello stress, una gestione, ecco, dello stress e delle emozioni, di conseguenza anche un rapporto più amorevole con l'altro, sia nel nostro desiderio di dare, ma non dimentichiamoci anche nella nostra capacità di ricevere, perché la compassione ha 3 vie. Una è la compassione che noi riceviamo primariamente, no? La capacità di ricevere, che sappiamo non è una cosa facile, molti riescono a darla, che è la seconda via, ma non riescono a riceverla. E poi la terza è la compassione che io do a me stesso, che è un po' la base. Ami il prossimo tuo Come te come stesso, ma bisogna vedere come te l'avessi un stesso, grande prima. maestro. Per me, ami il prossimo tuo come te stesso, geniale, però. Cioè, e poi la scienza ha riscoperto questa cosa. Cioè, non puoi dare e non puoi ricevere quello che non hai. Cioè, puoi dare e puoi ricevere soltanto quello che hai. E hai quello che ti dai. Certo.
Sembra un po' un gioco di Sì, parole, no. no? Infatti sembra un'indicazione, no, ma te prossimo tu come te stesso dando un po' per scontato che tu ti ami perfettamente in maniera giusta, ma invece è diventata una descrizione, cioè tu ami effettivamente il prossimo tuo come ami o no te stesso e non puoi fare diversamente, quindi devi proprio lavorare sulla prima parte più che sulla seconda in maniera moralistica o un po' superficiale. Guarda, posso testimoniarti che il 40% dei miei clienti sono persone che hanno un problema con questo, ovvero danno tantissimo all'altro, però, come dire, visto che non è un dare che parte da un pieno, in realtà è un dare che sembra che ti sta a dare, ma ti sta chiedendo in realtà. Quindi quando dall'altra parte non c'è il ritorno, frustrazione, rammarico, rabbia, poi tristezza. È una sorta di dipendenza affettiva attiva. Oh, Sì. Ma anche io. Cioè io ti do perché ho bisogno che tu mi dai. tanto non basta mai neanche quando mi dai perché non so tenere, non so apprezzare, non so godere, non mi so Così meritare è. se devo meritare le cose. Quindi è tutto un circolo che da vizioso diventa Continuo, vizioso. questo continua. Invece il vero dare è un qualcosa che ti dà, dare mi dà, mi Esatto. do dando. Ah, Bellissimo. e infatti la compassione si attiva anche nel dare, no? Si attiva anche questo sistema, che è il motivo per cui tanti fanno volontariato, che comunque c'è anche una goduria in questo dare, però ripeto, poi c'è chi ha una strada di queste tre più ampia, chi ce l'ha meno ampia, magari poi le potremmo anche disegnare insieme, no? Disegniamo quanto è grande la tua strada nel dare. Così, Bellissimo. ricevere, non saper ricevere così, nel darti. È vero, bisogna davvero fare un pochettino di chiarezza su queste cose che sono davvero dalla banalità del quotidiano alla metafisica più profonda, quindi c'è da rifletterci. Io sono veramente contentissima di questi dialoghi così nutrienti e succosi in queste dirette. E adesso raccontaci un pochettino questo percorso, come si struttura, cosa devono fare chi vuole partecipare, raccontaci un po' nel dettaglio come procediamo. Allora, intanto invito le persone a scrivere se vogliono fare delle domande, intanto io rispondo a questa tua domanda più di struttura. Il percorso è strutturato, cioè si spalma nell'arco di 12 incontri. Quindi 12 Beh. incontri sono 12 temi, 12 pratiche, cioè per ogni incontro c'è una pratica che poi in qualche modo nutrirà la settimana a seguire della persona. Quindi è proprio cammino che si fa da una settimana all'altra con tutta una serie di pratiche che non sono buttate lì a caso, che sono graduali, un po' come quando vai in palestra e cominci a fare 5 kg, 6 kg, 7 kg, non parti a 50 kg, no? Sarebbe frustrante. Quindi sì, c'è Dannoso. un incontro settimanale, appunto in diretta Zoom, circa di un'ora e mezza. Circa di un'ora e mezza, diciamo, poi qualche minuto più può scapparci. Solitamente è più qualche minuto più che qualche minuto meno. L'orario dove è alle 19 ufficialmente, ma se perché alcuni mi hanno scritto: guarda, 19 non riesco. Se ci fosse nella maggior parte delle persone una disponibilità e una richiesta a posticiparlo un pochino alle 19:30. O se addirittura vogliamo fare un dopo cena, quindi fare dalle 9 alle 10 e mezza piuttosto che dalle 7 e mezza alle Orario 9. flessibile, insomma. Insomma, noi abbiamo messo le 19, poi è difficile accontentare tutti quanti. E appunto ci sono queste pratiche che vengono date settimanalmente. Quindi il percorso è semplicemente questo. Verremo iscritti in una chat WhatsApp in cui noi carichiamo questi audio in modo tale che giorno dopo giorno anche i video che noi vedremo all'interno della diretta verranno poi forniti ai partecipanti in modo tale che se vogliono possono riguardarli. E in realtà ti do un'anteprima. In realtà questa cosa era stata concepita anche con te, mi ricordo a cena. Stiamo portando avanti la trascrizione del simposio sulla compassione con Sì. tutti i nostri ospiti. Quindi
Quindi ne verrà fuori un libro e la prima parte del libro ha come contenuti tutta la parte teorica che faremo in questo percorso. Quindi ci sarà anche la versione scritta. Quindi più di così abbiamo i video, abbiamo gli audio, abbiamo la parte scritta. Quindi Fantastico, tutti i cinque sensi. sì. Dice Mirko Aurora, ho letto alcune informazioni su internet circa la possibile negatività derivante dalla meditazione. L'articolo sosteneva che la meditazione potrebbe portare a estraniarsi dal mondo circostante, perdere il collegamento del qui ed ora, oltre a calmierare emozioni prodromiche dell'azione come la rabbia. L'ho letto poche ore fa, le coincidenze, evidentemente bisogna chiarire, a te la parola. Sì, cosa numero uno, purtroppo la parola meditazione è altamente stuprata. Sto per dire Certo. inflazionata, ma esagero, stuprata, Sì, perché si così. chiama meditazione la qualunque, no? E a me capita che a volte ho fatto la romanzina ai miei pazienti, perché io do le tecniche e loro dicono: ah, ho fatto una meditazione su YouTube, e poi i viaggi astrali, il pensiero positivo. Che io non voglio criticare niente, no? Però io sono sicuro di quello che faccio, e quindi chiaramente se vai a fare un'altra cosa, poi te ne prendi la responsabilità tu, non venirti a lamentare con me se non hai gli effetti che dico. La meditazione, e quando dico meditazione intendo dire un ascolto intenzionale, consapevole di se stessi nel qui e ora, aprendosi a quello che c'è in maniera appunto accogliente, amorevole, non giudicante, è esattamente il contrario di quello che afferma questo articolo che ha scritto Mirko, che invece è Sì. proprio iniziare a radicarsi in questo qui e ora, che spesso lo perdiamo, come diceva Battiato, è colpa dei pensieri associativi se non riesco a stare adesso qui. Questo non lo dice Ganesh, lo dice millenni di tradizioni spirituali. Però probabilmente ci sono anche alcune pratiche che possono dare quell'effetto di estraneazione. E concludo la risposta dicendo che la cosa importante è ancora una volta l'intenzione. Perché io potrei Così. anche praticare, appunto, ti dicevo, c'è stata questa ondata mindfulness, e in termini di rivoluzione sociale non è stato buono, perché, come dire, accetto quello che c'è e calmati un pochino. Però la meditazione non è, cioè, quello che c'è, calmati un pochino, è riconnettiti a te stesso, armonizzati accogliendo il tuo disagio che chiede di essere ascoltato, e da lì viene partorito poi il tuo senso, la tua direzione, che non può che essere costruttiva anche in termini sociali, perché siamo portatori di un DNA spirituale in cui è iscritto il nostro compito, secondo me, che è in linea con i nostri talenti. Quindi ecco, anche nella meditazione posso avere un'intenzione di estraneazione, ma ora, ritornando a questo ciclo, concludo la risposta: l'intenzione di questo ciclo è proprio quella di tornare a essere qui con questo bambino, con questa bambina emotiva che chiede di essere ascoltata, perché è portatrice di antiche ferite che risuonano con quello che accade adesso. Quindi il nostro intento è qui e ora in maniera amorevole. Poi magari se mi fa avere quell'articolo lì posso dare una risposta specifica, perché bisogna capire sotto la dicitura meditazione di che cosa si sta Esatto, parlando. esatto. Anche perché proprio in generale il rimanere nel qui ed ora è una delle colonne portanti che collegano proprio tutti i tipi di meditazione. Quindi poi se è chiaro uno la usa per estraniarsi, può usarla come usa la TV, allora è l'uso che ne fanno nella meditazione il problema, no? Quindi bisogna sempre un po' vedere chi c'è dietro e l'intento che ha. Quindi benissimo, sicuramente andremo nella direzione opposta. Quindi Allora, se vediamo se c'è ci qualche sono, domanda. fate domande, ecco, se avete qualche curiosità, qualcosa, fate domande. Chiaramente tutti i temi legati all'iscrizione, magari se la regia linka al sito dove ci sono tutte quante le informazioni più tecniche. Il sito proprio www.chirone.it, incontri settimanali, Sì, amore, violenza interiore. Si esatto, così vede ci sono. in sovraimpressione, ma comunque possiamo anche scriverlo nei commenti o scrivete anche in differita quando resterà la diretta. Per qualsiasi richiesta noi risponderemo volentieri.
Bene, direi che abbiamo sperimentato, abbiamo detto quali sono i benefici, abbiamo detto come lavoreremo, abbiamo spiegato com'è la struttura. Che dire oltre a tutto ciò? Ciao Valeria, ciao a tutti quanti. Ciao a tutti quelli che commentano e salutano e fanno i complimenti, grazie mille. Li leggiamo. Uno a uno, ma insomma, il nostro saluto a Sonia. Tra l'altro, ecco, domani sera risaremo su Media Terronia con una presentazione storica dell'associazione. Quindi racconteremo un po' Chirone, chi è stata, chi è, chi vuole essere. Una giovane associazione fatta di giovani che ha fatto in così poco tempo così tante cose. Io Tante veramente, cose. Io sono fiero di questa creatura veramente Chirone bellissimo. e sta facendo delle cose, secondo me, molto belle, di qualità, e non nascondo la falsa modestia nel dire che secondo me sono di qualità. Ci siamo esposti tantissimo, quindi se non fossero state di qualità ci sarebbero tornate di ogni, insomma, che i pomodori in parte. Invece ci sono Non tornati i serve. cuori dei pomodori, quindi siamo Bene, contenti. bene. Grazie. Ad maiora sempre. Va bene. Allora, se non abbiamo altri, ciao Rosadele, altri commenti? Abbiamo dato tutte le informazioni. Benissimo, allora noi ci vediamo nella prossima diretta. Ringrazio tantissimo Ganesh. Una buonanotte da Viera Migliano, Giuseppe Pagliaro. Alla prossima. Ciao!